4 maggio 1949 alle 17 qualcosina ero in cucina e dormivo, sì, dormivo in cucina al pomeriggio perché la cucina dove vivevamo noi era anche la mia stanza da letto di notte. Ricordo che si aprì la porta della cucina, mio papà piangeva, non l'ho mai visto mio papà piangere nella vita, e mi disse: sono morti tutti. Dissi: chi loro? Quelli del Torino. Ecco, io l'ho saputo così. È tutto fortemente simbolica la vicenda del toro. Il pilota si chiamava Meroni e nel 1967 il più celebre giocatore del Torino, Meroni, morì travolto da un'auto che è guidata da colui che sarebbe poi diventato presidente del Torino, da Romero. Mi pare che ci sono dei rimbalzi storici pazzeschi, contro il terrapieno di Superga, tombe dei Savoia, emblema della città, è tutto legato, c'è qualcosa di strano, di incredibile. Direi che era la più squadra più assoluta del mondo come gruppo, come sentimento di rinascita, di ripresa. L'Italia era l'Italia delle macerie, loro giocavano per conto di tutti. Il Torino non giocava mica a calcio, il Torino ricostruiva l'Italia. Il Torino è un'acquisizione di sentimenti, di devozione automatica. Guardate che se quasi 44 anni dopo la morte di Meroni c'è un ricordo vivissimo di un ragazzo che poi non era il più grande calciatore del mondo, anzi. Ecco, bambini che non hanno mai visto niente vanno al Philadelphia e accarezzano l'erba, questa l'erba che pestava Capitan Valentino, ecco. Non c'è niente da capire, si accetta, si è felici di essere granata e di soffrire nel nome del toro. Corrisponde al primo giorno in cui ebbi permesso di andare al cinema da solo, senza i genitori. Andai al cinema con un mio amico, ovviamente, più grande di me. Il film si chiamava Chiamate Nord 777, era un poliziesco statunitense. E non ricordo più nulla perché alzai gli occhi e alla mia destra c'era Valentino Mazzola, che se n'era andato al cinema per conto suo. E allora il primo tempo esisteva, nel senso che esisteva un intervallo robusto in cui vendevano i gelati, e quando si accesero le luci per l'intervallo, Valentino Mazzola, che io non avevo smesso di guardare, non ho visto nulla del film, non so niente, mi disse: ragazzino, se guardi anche il film stiamo meglio tutti e due nel secondo tempo. Un altro ricordo molto personale, quando mio papà, che mi portava sempre alle partite, cedette alla pennichella una domenica, restò addormentato un po' più a lungo. Io lo svegliavo e lui non si muoveva da sto letto e lo odiavo, io e i miei due fratelli più piccoli, perché eravamo sempre assieme. A un certo punto ci portò allo stadio e eravamo però in ritardo. E arrivavo che la Lazio stava vincendo 3-0 e io appena entrato chiesi alla gente di se vincono 3-0 i laziali. Scoppiai in lacrime disperate e mio papà mi disse: ma tranquillo, ci pensa Mazzola. Finì 4-3 ovviamente con uno o due gol di Mazzola. Ecco, Mazzola era questa cosa, neanche un giocatore, un'entità olimpica, l'avrei poi ritrovato tra gli dei che Omero scomoda ogni tanto per i suoi eroi, per aiutare i suoi eroi.